Con l'accensione dell'albero in Piazza Annunziata si apre ufficialmente il Natale a Venaria Reale. Siamo con il primo cittadino, Roberto Falcone. Benvenuti al Natale a Venaria, con oggi con l'inaugurazione e l'accensione delle luci dell'albero di Natale. Ovviamente si dà il via alla festa più bella dell'anno che tutti quanti aspettano, grandi e piccini. Quello che possiamo dire come amministrazione è fare gli auguri a tutti i cittadini di un bellissimo e serenissimo Natale a tutti quanti, famiglie, affinché stiano tutti insieme e possano trascorrere dei giorni veramente magici. Ovviamente non dimenticate il programma di Venaria Natale a Venaria Reale, dove all'interno troverete tutti quanti gli appuntamenti giorno per giorno, ora per ora. Auguri a tutti. Ha fatto un po' di fatica anche l'albero di Natale ad accendersi, segno che la quarta edizione di Venaria Reale sarà un successo nonostante questo piccolo intoppo. Siamo con l'assessore Antonella D'Afflitto. È stato, devo dire, molto divertente fare questo countdown più volte, per cui abbiamo fatto un countdown insieme ai bambini e a tutti coloro che ci hanno raggiunto in questa piazza, che è davvero una piazza fantastica del sud. Io sono qui con Greta, che è una bambina di Venaria che è venuta ad inaugurare le luci dell'albero con il suo papà, e siamo davvero felici di essere nuovamente qui tutti insieme sotto questo grande albero, sotto questi lampadari che illuminano la via mensa e che vogliono rappresentare la semplicità di quello che è il contesto della casa. Natale è famiglia, è stare a casa, è stare in cucina e cucinare per le persone che amiamo. Davvero un grazie a tutti, e che questo sia un Natale in cui tutti quanti abbiamo voglia di dire un grazie un po' più forte agli altri, di abbracciare qualcuno vicino, di andare oltre quelle che sono le fatiche, le differenze, gli interessi di ognuno, gli obiettivi di ognuno. Davvero credo che sia importante affrontare le difficoltà stando insieme, stando uniti e avendo voglia di volerci bene. E quindi buon Natale di cuore a tutti, grazie per tutti coloro che hanno supportato, collaborato, ideato questo programma, tutte le associazioni, la Fondazione Via Maestra, la Reggia, il Parco La Mandria, ringrazio il direttore artistico, ringrazio la biblioteca, ringrazio la parrocchia di Santa Maria Bambina e davvero tutti. A voi tanti auguri e divertitevi con questo spettacolo dei Lunar Invasion, che sono magici come speriamo che possa essere questo Natale. Gli appuntamenti da oggi partono e che ci terranno compagnia fino al 6 di gennaio. Domani un concerto molto bello nella Cappella di Sant'Uberto delle Trompe de Chasse. Non perdete il concerto di domenica, altrettanto 9 dicembre, sempre nella Cappella di Sant'Uberto, il concerto Gli Angeli dell'Associazione Incontro Canto. E poi domani un grande Natale ad Altessano con la parrocchia di San Lorenzo e anche una grande polentata dell'Immacolata. Domani mattina porteremo insieme ai Vigili del Fuoco e alla Proloco i fiori all'Immacolata, che è alle mie spalle in questa meravigliosa piazza. Davvero tantissimi gli appuntamenti per grandi e piccini, un Natale all'insegna della musica con tantissimi concerti. Chiuderemo insieme all'Epifania con un grande spettacolo qui sotto l'albero. Un capodanno quest'anno davvero speciale al Teatro Concordia per famiglie e per grandi, con uno spettacolo unico della compagnia che ha aperto le Olimpiadi di Torino, una cena in piedi, un brindisi tutti insieme e poi DJ set, musica e danze fino al mattino. Un capodanno che ritorna protagonista e speriamo che davvero tutti possano vivere un momento di serenità insieme con le persone che amano. Grazie a tutti e grazie di cuore. Un grazie speciale va a tutti i commercianti che quest'anno hanno davvero collaborato e contribuito a questo Natale con animazioni. Ci sarà un mercatino tutti i sabati e le domeniche, ci saranno molte iniziative musicali, pane e cioccolata per i bambini, luci, diffusione, e credo che questa sinergia sia davvero importante per poter arricchire ancora di più Venaria di iniziative che portino non solo i cittadini a camminare con gioia per strada anche in inverno, ma ad invitare anche tutti gli altri. La quarta edizione del Venaria Reale vede anche quest'anno finalmente la presenza dei commercianti, un lavoro in sinergia con l'assessorato, la fondazione e tante altre associazioni del territorio.
Finalmente anche quest'anno siamo riusciti a partecipare a questo Natale rifondando l'associazione di via, la Venatio Reale, e sembra avere un bel successo, quindi i commercianti sono fiduciosi, riusciamo a lavorare insieme al comune di Venaria e speriamo in un buon Natale anche quest'anno. Poi ovviamente parteciperemo in altri eventi organizzati durante l'anno, nell'anno nuovo. Abbiamo già mezzi progetti e speriamo che andranno tutti a buon fine. Nel frattempo vi aspettiamo nei 3 weekend qua a Venaria, nella via, organizzati da noi appunto dall'8 al 9 e i weekend successivi. Allora, avremo parecchie cose, quali la filodiffusione che sarà tutto l'anno. Avremo delle bancarelle di Natale, quindi con tutti gli articoli di artigianato. Se non erro abbiamo anche dei personaggi della Walt Disney che faranno le foto con i bambini, un Babbo Natale con il cavallo bianco e la slitta che farà fare le foto ai bambini e tante altre cose, vi aspettiamo. I mercatini natalizi e tanti divertimenti vi aspettano per un magico Natale al centro storico di Venaria Reale. L'8, il 9, il 15, il 16 e il 22 e il 23 dicembre per una passeggiata tra i negozi fashion, i ristoranti gourmet e tante, tante belle iniziative. Vi aspettiamo!